Il progetto è partito lo scorso ottobre nelle quinte classi delle superiori, prima a Camerino e poi a Cingoli. Incontri con gli esperti di settore dei sindacati per chiarire in particolare l'importanza di legalità e sicurezza. Noi abbiamo capito subito che c'era un bisogno di orientamento all'interno della scuola, perché i ragazzi frequentano insomma il percorso scolastico, stanno all'interno di contesti formali. Quello che poi li aspetta fuori è un mondo completamente diverso, e quindi l'obiettivo, no, che noi ci siamo dati è quello di offrire loro una cassetta degli attrezzi, una serie di strumenti per agevolarli nell'ingresso nel mondo del lavoro, ma anche per agevolarli in generale in quelle che possono essere le loro scelte post scuola, no? Perché alcuni possono decidere di continuare a lavorare, così come altri possono decidere di andare in università. Quindi il nostro obiettivo era supportarli, dire loro che il sindacato c'è in questo passaggio, no? Che è quello della transizione dalla scuola al lavoro, e dar loro un supporto per, anche rispetto a tutto l'altro orientamento che fanno, ma dare loro il nostro supporto. Dopo i tragici eventi che hanno coinvolto Lorenzo e Giuseppe, due ragazzi morti durante le attività di alternanza scuola-lavoro, il tema della sicurezza diventa ancora più scottante. Il progetto è stato denominato Orientamento nella giungla. Tutto può essere giungla, no? Sono giungla le varie tipologie di contratti, può essere giungla un tirocinio che in realtà è un tirocinio mascherato, perché maschera un lavoro subordinato. È lì che noi vogliamo dire ai ragazzi di stare attenti, di essere consapevoli che lo stage, il tirocinio, l'alternanza scuola-lavoro non è lavoro ma è formazione. Quindi devono essere capaci in un certo senso anche di cogliere quello che queste eventuali esperienze possono dare e capire se possono esserci dei pericoli, se sono in sicurezza, eventualmente denunciare. Penso io, lo pensano anche tutti i miei compagni di classe, è stato oltre che interessante anche formativo, perché noi abbiamo potuto capire come sarà poi al di fuori anche della scuola il mondo del lavoro. Abbiamo fatto anche una simulazione di un colloquio di lavoro che ha fatto una mia compagna di classe, noi abbiamo assistito e è stato interessante. Io penso più che altro che il tema della sicurezza non sia relativo solo alla sicurezza sull'alternanza scuola-lavoro, perché questo episodio comunque sì, è vero, è successo in un orario di alternanza scuola-lavoro, ma il tema della sicurezza deve un po' essere affrontato nell'ambito lavorativo generale, perché comunque sia non è solo nelle ore di alternanza scuola-lavoro che c'è poca sicurezza all'interno dell'azienda, ma è un po' nell'ambito lavorativo generale.